spesso è esposta, soprattutto in periodo di crisi, all'attacco delle criminalità organizzate, piccole, grandi, che sono più o meno delle mafie. Quindi da questo punto di vista la lotta alla mafia non è una cosa che ci deve sentire estranei e lontani. La lotta alla mafia quotidiana è sotto i nostri usci, come si dice, dalle nostre parti, è vicino alle nostre case. L'abbiamo visto a Montespertoli, lo vedremo forse molto probabilmente presto anche da queste parti, quindi dobbiamo secondo me tenere gli occhi aperti e interpretare fino in fondo il nostro no alla mafia, e questo no alla mafia significa tenere gli occhi ben aperti anche dalle nostre parti. Grazie consigliere, silenzio per favore, silenzio. Consigliere Dimulas, prego. Ma io francamente le considerazioni di Borgherini, che abbiamo tutti sotto gli occhi degli immobili o comunque delle attività mafiose, mi sembra abbastanza sconcertante, perché se lui è a conoscenza di qualcosa ci sono le autorità competenti per denunciarle. Io francamente sono a conoscenza di ci sono sotto gli occhi di tutti, anche qui nella zona di Empoli. Io non conosco nessuno, perché se conoscevo qualcosa ero già andato a denunciare, quindi penso sia abbastanza grave quello che sto dicendo, e ti prendi le responsabilità di quello che dici. E praticamente qui in questa mozione si capisce come il volere popolare da parte del governo conta a volte sì, a volte no, cioè quando è il voto popolare che votano per Berlusconi ha praticamente un mandato che può far tutto, perché come diceva anche Baroncelli, praticamente finché abbiamo il voto si può considerare una democrazia. Io credo che una democrazia si riconosca anche per il voto, ma anche per tanti altri elementi, come per esempio ci sia una separazione dei poteri, come per esempio chi vince le elezioni deve rispettare la Costituzione. Queste sono le prerogative democratiche, non solo il voto, e ci sono su questo argomento pareri di persone molto più competenti di me, quindi non è che dico così per dire. Poi tutte le volte parliamo di questo argomento, ritorno alla volontà popolare. Quando la volontà popolare investe Berlusconi nel mandato di governare può fare qualsiasi cosa, è un'investitura che praticamente lo rende immune da qualsiasi procedimento, da qualsiasi preoccupazione. Quando invece un milione di persone firmano una petizione non conta più niente praticamente. Quando le persone vanno a votare un referendum contro il nucleare, praticamente si fa le centrali senza interpellare il popolo, così, perché il volere popolare conta a giorni alterni, diciamo, come le targhe. E poi ogni volta che parliamo di questo argomento ci dobbiamo servire la manfrina fatta da tutti gli esponenti PDL, questa volta anche a livello nazionale, perché tutte le volte si sente anche alla televisione, tirano fuori tutti gli arresti, le confische, ogni volta la solita poesia, diciamo. Senza considerare il fatto che questi arresti vengano fatti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, che in alcuni casi sono le stesse che poi vengono attaccate il giorno dopo dal governo. Prendiamo il caso di Cosentino, che sono gli stessi magistrati che fanno le confische e gli arresti dei mafiosi, e sono gli stessi che poi hanno anche chiesto di arrestare Cosentino. E il GIP ha consentito la Cassazione, ha detto che è legittimo, e come sempre è stato assolto, diciamo così, dal Parlamento a sezioni unite. Poi vorrei fare anche un'altra considerazione proprio in merito a questa mozione, che mi sembra molto positivo il fatto di istituire una giornata di promozione cittadina sul tema della legalità. Quindi su questo credo che si possa essere tutti d'accordo anche dalla parte del PDL. L'ultimo punto di cui volevo parlare è il fatto che qui si parla sempre dell'agenzia per la gestione dei beni sequestrati alla mafia, e su questo è vero, ci sono molti pareri anche favorevoli, anche lo stesso Caselli quando venne a Ponte Elsa disse che non era del tutto sfavorevole, anzi trovava in parte favorevole su questo punto. Però il problema è un altro, non è che l'agenzia siamo in gran parte, anche io personalmente sono d'accordo che c'è un'agenzia che gestisce i beni confiscati alle mafie, ma che non sia possibile la vendita, perché è inutile negarcelo, la mafia ha una grande capacità di controllo sul territorio, e se un mafioso decide di acquistare un bene all'asta è difficile che un cittadino qualunque si possa mettere contro un boss della zona, perché
chiaramente non farebbe vita dopo. È palese che ricorreranno a prestanome, come già ricorrono in altri mille casi in cui vengano sequestrate anche sotto, tutti i giorni sentiamo di prestanome che vengano sequestrati i beni perché è stato appurato che non erano soltanto prestanomi fittizi. Quindi bisogna considerare anche la realtà con cui viviamo, non è che è un mondo dei sogni, la mafia è presente in alcuni territori e li condiziona pesantemente, quindi è palese che in molti casi quando questi beni sono di particolare interesse, anche come dire, figurativo, per far vedere la presenza sul territorio dei mafiosi, questi non permetteranno che partecipino altre persone all'asta, intimidendoli sia psicologicamente sia addirittura in alcuni casi anche fisicamente. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Può sentire se potrebbero essere tutti demoliti, fatti saltare per aria, non so, qualcosa del genere, no? Via Fruet, no. Fruet, consigliere Fruet, per favore. Ci sono altri interventi, consiglieri? Bene, allora a questo punto dichiaro chiusa la discussione sulla mozione. Dichiarazione di voto. Se ci sono interventi. Consigliere Bacchi. Chiaramente noi voteremo in modo favorevole alla mozione. E volevo rispondere sia a Borgherini che a Fruet, non mi sembra abbia detto questa cosa, l'abbia detta Borgherini. Cioè sul fatto che sia sull'agenzia c'è stata una convergenza. C'è stata una convergenza anche perché la proposta dell'agenzia originaria. La proposta originaria dell'agenzia è nata alcuni anni fa dall'Associazione Libera, successivamente fu riportata in commissione antimafia da parte di Giuseppe Lumia. A quel tempo non fu presa in considerazione. La differenza che c'è tra questa agenzia e quella che fu ipotizzata in passato, l'ha letto prima se non sbaglio Borgherini, assegnazione e destinazione. Nella destinazione è compresa anche la vendita. Ora io non critico. L'agenzia non è presente, non l'ho scritta nella mozione, comunque, visto che è stata tirata fuori, ci ragiono un minimo. Io non critico la composizione dell'agenzia, ma guardo proprio senza guardare chi c'è, io critico la fattibilità reale di non vendere determinati beni a quelli che sono i prestanome della mafia. Perché si innesca il meccanismo per cui in buona parte saranno i prestanome dei mafiosi? Perché a dire del ministro Marone, quelli che saranno i beni che alla fine verranno rivenduti non sono quelli scelti come beni rivendibili. Ti faccio un esempio, non è un appartamento a Montecatini che viene rivenduto, sono quei beni che non trovano un'allocazione in un determinato tempo. Quei beni che non trovano un'allocazione in un determinato tempo, molte volte, e si vede dai dati che ha presentato Libera nel suo documento di fine anno per la ridestinazione dei beni, sono quei beni che si trovano in una situazione di difficoltà. Ti faccio un esempio, gli appartamenti, le case dei mafiosi in quelli che sono i quartieri storici dei boss. E questi difficilmente, io poi non lo so, magari si può anche dire che non è vero, non sarà vero, ma difficilmente io vedo un imprenditore o comunque una persona onesta che va a comprare per viverci la casa del boss nel suo quartiere d'origine. Poi non lo so, magari è pieno di persone che lo farebbero, ipotizzando, è possibile. E questa è la criticità dell'agenzia, non la sua composizione o la volontà positiva che potrebbe avere. Poi Borgherini diceva, la lotta alla mafia è vicina, è vero. La Toscana è una delle regioni in cui vi è una maggiore infiltrazione economica. La Camorra e l'Andrangheta investono in Toscana, mi sembra sia la regione, dopo la Lombardia, sia la prima regione di investimento di Camorra e Andrangheta, la Toscana. Se tu vai a Campi Bisenzio tu trovi delle aziende agricole che sono state sequestrate e quelle le aveva comprate l'Andrangheta. Se vai nella zona del mare puoi trovare magari in buona parte la Camorra e così via. Montecatino è un altro esempio, Forte dei Marmi è un altro esempio. Cioè quanti se ne pare, è vero. Cioè, siamo tutti consapevoli che la mafia è un problema vicino,
cioè che noi non siamo in un'isola felice e ora si sta discutendo di massimi sistemi. E guarda, c'è consapevolezza su questa cosa. E guarda, un'altra cosa, te mi hai detto, su quella che è la mozione, non entra, poi è stato tirato fuori, scusami te lo ripeto, la mozione. Consiglieri, per favore. La mozione, guarda, non entra tanto sull'operato del governo su tutti i campi relativi alla mafia, entra su un problema, cioè su un emendamento particolare che è andato in finanziaria. Nella discussione successivamente, anche iniziata da Bianchi la volta scorsa, è entrato nell'operato del governo e lì vi possono essere anche i punti di divergenza. Ma su quello che è quel singolo emendamento vi è stato un